Amigos Asprias di tutto il mondo, abbiamo trovato la giornata giusta, cioè parliamo di Lecce Parma, per partire con una nuova entusiasmante rubrica che ci parlerà dei top e dei flop della settimana. Questa settimana è onestamente un'impresa ardua perché ci sono ovviamente più flop che top, ma noi proviamo a fare la classifica in ogni modo. Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale e supportarci in tutti i modi che volete. Partiamo con i flop della settimana. Al numero 3 c'è Danilo, arrivato come roccioso difensore, spina dorsale della difesa, e forse tutta la squadra, beh, insomma, ieri tanto spina dorsale non è stata, o meglio, è stata la spina dorsale di una squadra che va via storta. E infatti, per me è stato uno dei peggiori in campo, colpevole su quasi tutti i gol. Veramente una prestazione al limite dell'imbarazzante che ha coinvolto sicuramente anche i suoi compagni di reparto. Al numero 2 c'è, per quanto mi riguarda, il Mudo Vasquez, indubbiamente il giocatore tecnicamente più dotato della rosa. Sì, ma ieri, ragazzi, non si è vista questa cosa. La differenza l'hanno fatta i giocatori del Lecce, quelli buoni, l'hanno fatta gli Strefezza, l'hanno fatta i Di Mariano, l'hanno fatta i Coda. I nostri sono scomparsi, non uno spunto, non un'azione degna di nota. Anzi, se vogliamo proprio mettersela dentro, ok, la partita era finita, ma nel secondo tempo ha sbagliato un clamoroso rigore in movimento. Mudo, mi spiace, ma questa volta ti tocca. Al posizione numero 1 della nostra top dei flop abbiamo tutta la squadra, perché il problema sembra proprio questo: una squadra che non è squadra, una squadra psicologicamente fragilissima che si frantuma dopo il gol del Lecce. L'ha detto anche Maresca ieri, lui è quello che dovrebbe trovare una cura, però è già il terzo allenatore che non la trova, quindi qualche problema in effetti c'è. E che dire, così non si va da nessuna parte. Il Lecce ha dimostrato di essere una squadra pronta, il Parma no. Passiamo ai top della settimana, e qua, ragazzi, è dura, quindi li faccio un po' ironici. Al numero 3 per me c'è Ribalta, che ha detto: no, ma calmi, tutto tranquillo. Sì, abbiamo giocato male, ok. Sì, è già novembre, ma non abbiamo ancora capito bene cosa vogliamo fare. Maresca, tranquilli, sta al suo posto. Ribalta si è rappresentato come uno dei grandi conoscitori della B, anzi, ha detto: io conosco meglio la B che la A. Non lo so, rivedibile. Al posto numero 2 dei top ci sono gli Asprillas che, oltre a portare una fantasmagorica sfiga, continuano a inanellare successi di visualizzazioni. Ragazzi, continuate a seguirci. Posizione numero 1, ragazzi, il tema della settimana, il top della settimana è il nuovo nome del Tardini. Cioè, ma alla fine, ma che cazzo se ne frega? Ma cosa ce ne frega a noi se Parma rimane in Serie B? L'importante è che lo stadio si continui a chiamare Ennio Tardini. Un saluto dal Lollo degli Esprias.